siamo ancora amici, Belikov. Hai ottenuto l'accesso al bunker. C'è sempre un problema. Risolvilo. Non ancora. So che hai tutto sotto controllo. Un'altra cosa. Un nostro informatore di Berlino Est ci ha traditi di recente ed è fuggito a Mosca. Riteniamo che al momento si trovi nel palazzo della Lubianca. Sa troppo della nostra rete di Berlino. Direi di metterlo a riposo. Ottimo. Adesso capisco perché Hudson ha grande stima di te. Ci vediamo all'ingresso del sotterraneo quando avrai la chiave del bunker. Compagno Belikov, ti hanno convocato nella sala conferenze al piano di sopra. Il segretario Gorbaciov è arrivato dal comitato centrale. Mi dispiace, dovrete tornare. Ehi, Vassili, il generale è già passato di qua. Non posso portarti oltre questo punto. Sergente Novikov, si presenta in armeria. Compagno Belikov, accomodati. Il segretario generale Brezhnev si sta interessando ai recenti sviluppi della sicurezza. C'è una talpa nel KGB. Il comitato vuole che qualcuno del direttorato principale supervisioni l'indagine del colonnello Kravchenko. Se non vi hanno già presentati, questo è Imran Zakaev. Grazie, segretario Gorbaciov. E grazie a tutti per avermi accolto a braccia aperte. Non esiste tragedia peggiore di una casa che è stata violata dall'interno. La fiducia e l'amore di una famiglia sono sacri. Pare che non tutti condividano questi nobili sentimenti. Compagno Belikov, come capo sicurezza, so bene che non ti sei risparmiato affatto per portare allo scoperto questa talpa. Dimmi com'è andata. Non sono un uomo paziente, Belikov, né compassionevole. Finché non troviamo la talpa, voglio maggiore sorveglianza intorno al bunker. Zakaev, che cosa ci consigli di fare? Limitare l'accesso al bunker. E voglio anche conoscere più a fondo ognuno di voi. Conoscere le vostre speranze, paure, ambizioni. Sì, pure scrupoloso, ma non voglio interruzioni significative. E tu, Belikov? Puoi procedere ora. Chi deve conservare l'accesso al bunker durante l'indagine? Mi addolora dirlo, ma in tempi difficili come questo, anche i generali vanno limitati. Segretario Gorbaciov, solo il generale Charkov dovrebbe tenere la sua chiave. Molto bene, pensaci tu. Non si preoccupi, signore. Ho già ordinato di far recuperare tutte le chiavi del bunker. Compagno Belikov, la minaccia capitalista incombe su di noi. La nostra cultura e la nostra collettività sono in pericolo. Prenderemo il traditore. Dovrà pagare a caro prezzo il suo tradimento. Belikov, sei congedato. Mi tengono d'occhio. Mi serve una chiave del bunker, ma prima devo spegnere le telecamere.
Signore? Questa è un'area riservata. Se mi vedono posso qui, aiutarla, signore? Addio copertura. Signore, cosa posso fare per lei? Ora devo nascondere il corpo. Devo procurare una chiave del bunker a Adler. Mi servirà per accedere alla camera blindata. Purtroppo Charkov è l'unica disponibile. Come posso aiutarti, compagno Belikov? Oggi il generale interrogerà un prigioniero, ma a parte questo non avrà altri impegni. Avvertimi pure quando sei pronto a incontrarlo. Ho l'opportunità di uccidere Charkov. Nell'ufficio di Kravchenko c'è il veleno che mi serve. Se mi vedessero, sarebbe tradimento. Sei qui per il mio incarico? La guardia dell'armeria ha un debole per i sigari. Potrei corromperla per farmi entrare. Adler sarà contento. Adesso pensiamo alla chiave del bunker. Non è facile fare il doppio gioco, eh?
Un amico mi ha portato a caccia di alci con anche ricordi. Come posso aiutarla, signore? Sebastian Ghisolo è desiderato nella stanza 406. Compagno Belikov, dentro c'è un dissidente, Pyotr Ivanov. Charkov vuole parlare con lui. È accusato di aver collaborato con i nostri nemici. Presto sarà trasferito in via definitiva. Chiunque tu sia, non caverai nulla da me. Aiuto. Ti serve il mio aiuto. Risparmia il fiato. Ivanov non collaborerà, no. Nell'archivio potrei trovare qualcosa per convincerlo. Sto guardando. Thank you.